Il Vangelo di Giovanni. Prima conferenza. Amburgo, 18 maggio 1908. Queste conferenze sul Vangelo di Giovanni avranno un duplice scopo. Da un lato, quello di approfondire i concetti scientifico-spirituali come tali, ampliandoli in diverse direzioni. Dall'altro, proprio quello di affrontare, per mezzo di quei concetti, quel grande documento che è appunto il Vangelo di Giovanni. Va dunque tenuto presente che queste conferenze si propongono entrambi gli scopi. Non si tratta di considerazioni intorno al Vangelo, ma ci proponiamo di penetrare, sulla scorta di esso, entro profondi misteri dell'esistenza e di stabilire come debba procedere la conoscenza scientifico-spirituale quando si riallaccia a uno qualsiasi dei grandi documenti trasmessi dalle diverse religioni. Si potrebbe, infatti, credere che il cultore della scienza dello spirito intenda parlare del Vangelo di Giovanni come se ne parla anche da altre parti, ponendo, cioè, semplicemente alla base quel documento per ricavarne certe verità, fondandole sull'autorità del documento religioso stesso. Ma questo non potrà mai essere il compito della concezione scientifico-spirituale. Se questa vuole adempiere il suo vero compito nei riguardi dello spirito umano moderno, dovrà mostrare che purché l'uomo impari a valersi delle proprie forze e facoltà interiori, delle forze e facoltà cioè della percezione spirituale, egli può penetrare nei segreti dell'esistenza, in ciò che sta nascosto dietro al mondo sensibile nei mondi spirituali. Proprio di questo l'umanità moderna dovrà divenire sempre più consapevole, che l'uomo può raggiungere i segreti dell'esistenza mediante l'uso delle sue facoltà interiori, che con la propria conoscenza può giungere fino alle forze e alle entità creatrici del mondo. Così dobbiamo affermare che i segreti del Vangelo di Giovanni possono venire acquisiti dall'uomo indipendentemente da ogni tradizione, da qualsiasi documento storico. Si potrebbe dire, per esprimersi nel modo più chiaro ed estremo, che se per effetto d'un evento qualunque andassero perduti tutti i documenti religiosi, purché l'uomo conservasse le sue attuali facoltà, egli potrebbe penetrare nei misteri dell'esistenza e raggiungere le forze e le entità divino-spirituali creatrici che stanno occulte dietro il mondo fisico. La scienza dello spirito deve costruire esclusivamente su queste fonti di conoscenza indipendenti da ogni documento. Quando però l'uomo avrà così indagato, a prescindere da qualsiasi documento, i misteri divino-spirituali del mondo, allora potrà accostarsi ai documenti religiosi e solo allora si potranno riconoscere in tutto il loro valore, in quanto ci si sarà, per così dire, liberati dalla loro autorità. Si riconoscerà in loro quanto era stato prima trovato in modo indipendente. E si può essere sicuri che per chi abbia percorso questa via nei riguardi dei grandi documenti religiosi, questi non perdono mai nulla del loro valore, né della venerazione che si può nutrire per essi. Cercherò di chiarire di che si tratti, con un confronto. È noto che Euclide fu il primo a presentare la geometria che oggi ogni scolaro impara. Ma è forse l'apprendimento della geometria legato necessariamente al libro scritto da Euclide? Quanti imparano oggi la geometria elementare senza saper nulla di quella prima opera scritta da Euclide? Si impara la geometria indipendentemente dal libro di Euclide, in quanto essa scaturisce da una facoltà dello spirito umano.
Se poi, dopo aver studiato da sé la geometria, si studierà la grande opera di Euclide, la si potrà stimare al suo giusto valore. Vi ritroveremo, infatti, ciò che avremo in precedenza conquistato, apprezzando la forma in cui quelle conoscenze vennero espresse per la prima volta. Così oggi si possono scoprire le grandi realtà cosmiche contenute nel Vangelo di Giovanni, grazie alle forze latenti nell'uomo e senza saper nulla di quel Vangelo, proprio come lo studente apprende la geometria senza conoscere l'opera di Euclide. Se ci si accosta al Vangelo di Giovanni muniti della scienza dei mondi superiori, ci si può domandare: qual è il valore di questo documento nella storia spirituale dell'umanità? In questo libro troviamo occultati i più profondi misteri dei mondi spirituali, e poiché sappiamo già che si tratta di verità intorno ai mondi divino-spirituali, solo così riconosciamo nel modo giusto la natura divina e spirituale del Vangelo. E questo dovrà essere il modo giusto di accostarsi, in generale, ai testi che trattano di cose spirituali. Se a questi documenti si accostano persone come, ad esempio, i filologi o anche certi teologi che oggi in realtà nei confronti dei contenuti di siffatti documenti non sono che filologi, come considererà il cultore della scienza dello spirito l'opera di questi studiosi? Prendiamo ancora l'esempio della geometria di Euclide. Chi sarà l'interprete migliore? Forse quello che è in grado di tradurre esattamente le parole del testo originale, ma non si intende affatto di geometria? Ne nascerebbe qualcosa di singolare, se si mettesse all'opera un tale che di geometria fosse del tutto digiuno. Ma se il traduttore sarà anche un mediocre filologo, purché competente di geometria, saprà apprezzare il libro nel modo adeguato. Così si trova il cultore di scienza dello spirito nei confronti di altri studiosi riguardo al Vangelo di Giovanni. Questo libro viene oggi assai spesso interpretato in modo analogo a quello in cui un puro filologo spiegherebbe la geometria di Euclide. Ma la scienza dello spirito fornisce da se stessa le conoscenze dei mondi spirituali che sono contenute nel Vangelo. Perciò il suo cultore porta già con sé quanto può poi ritrovare nel Vangelo. Non occorre dar peso all'eventuale obiezione che a questo modo si possa interpretare il Vangelo a piacimento. Vedremo ben presto che chi ne comprende il contenuto non ha bisogno di introdurre nel Vangelo ciò che non vi si trova. Chi comprende la natura dell'interpretazione scientifico-spirituale non si soffermerà davanti a quell'obiezione. Come altri testi, neppure il Vangelo di Giovanni perde nel suo valore e della sua venerabilità per il fatto che se ne riconosce il vero contenuto. Esso appare a chi si è penetrato nei segreti del mondo come uno dei documenti più significativi della vita spirituale dell'umanità. Se poi prendiamo più esattamente in considerazione il contenuto del Vangelo di Giovanni, possiamo chiederci: com'è mai possibile che questo Vangelo, che all'indagatore spirituale appare un testo così significativo, venga sempre meno considerato in confronto agli altri Vangeli da parte dei teologi, che pure dovrebbero esserne gli interpreti per eccellenza? Vogliamo toccare questo punto come un problema preliminare, prima di penetrare più a fondo nel Vangelo stesso. Tutti sanno che nei riguardi di questo Vangelo si sono andate affermando strane opinioni e concezioni. Nell'antichità esso fu venerato come uno dei documenti più profondi e importanti circa la natura e il senso dell'azione del Cristo in terra. E nei tempi paleocristiani non sarebbe venuto in mente a nessuno di non considerare il Vangelo di Giovanni come un importante documento storico degli eventi di Palestina.
le cose sono cambiate in tempi più recenti e il terreno su cui poggiava quella considerazione del Vangelo di Giovanni è stato mosso proprio da coloro che ritengono di trovarsi più solidamente sulle basi dell'indagine storica. Ormai da qualche secolo si è cominciato a porre attenzione alle contraddizioni che si trovano nei Vangeli. I teologi contestavano le diverse contraddizioni e trovavano difficile spiegarsi le ragioni per cui i quattro Vangeli non danno un'identica versione degli eventi di Palestina. Si disse: prendiamo i racconti di Matteo, di Luca, di Marco e di Giovanni. Le loro esposizioni di questo o quel fatto differiscono talmente che è impossibile credere che possano tutte concordare coi fatti storici. E questa divenne a poco l'opinione di coloro che studiano le sacre scritture. Più di recente, poi, si è concluso che, mentre è possibile trovare una certa concordanza fra i primi tre Vangeli, quello di Giovanni se ne discosterebbe talmente che, quanto ai fatti storici, conviene prestare fede piuttosto ai primi tre e attribuirne assai meno all'ultimo. E si giunse gradualmente fino ad affermare che il Vangelo di Giovanni non sarebbe neppure stato scritto con la medesima intenzione degli altri. Questi vogliono solo raccontare dei fatti avvenuti, ma l'autore del quarto Vangelo si sarebbe proposto tutt'altro compito. E per diverse ragioni si è finito per supporre che il Vangelo di Giovanni sia stato redatto in epoca relativamente meno antica. Ne riparleremo più avanti. Una gran parte degli studiosi ritiene che questo Vangelo sia stato scritto solamente nel secolo II, forse tra l'anno 110 e il 140, cioè in un tempo in cui il cristianesimo si era già diffuso sotto una certa forma e aveva già suscitato opposizioni di vario tipo. Dicono allora quegli studiosi: l'autore del Vangelo di Giovanni si propose soprattutto di comporre uno scritto dottrinale e apologetico, qualcosa come una difesa del cristianesimo contro le correnti che gli si erano venute opponendo. Egli non avrebbe avuto affatto l'intenzione di esporre fedelmente gli eventi storici, bensì quella di affermare il proprio rapporto col suo Cristo. Molti non scorgono cioè nel Vangelo di Giovanni altro che una specie di poesia religiosa, scritta in onore di Cristo e destinata a entusiasmare i lettori, innalzandoli alla sfera lirico-religiosa proprio dell'autore. Può darsi che non tutti vorranno aderire a quest'opinione in termini tanto radicali, quali li ho ora usati. Ma se studierete la letteratura in proposito, troverete che si tratta di un'opinione molto diffusa e particolarmente consona all'atteggiamento mentale dei nostri contemporanei. Da qualche secolo si è andata formando nell'umanità, sempre più profondamente orientata verso il materialismo, una certa avversione per una concezione del divenire storico, in generale, quale ci balza incontro sin dalle prime parole del Vangelo di Giovanni. Basta considerare che quelle prime parole non ammettono altra interpretazione se non quella che in Gesù di Nazaret, che visse all'inizio della nostra era, abbia ben preso corpo un'eccelsa entità spirituale. Per narrare di Gesù, l'autore di quel Vangelo, per la sua intima posizione spirituale, non poté che cominciare da ciò che egli chiama il Verbo o il Logos. E non poté fare a meno di scrivere: in principio era il Verbo, e ogni cosa è stata creata per mezzo del Verbo. Se prendiamo in tutto il loro significato queste parole, dobbiamo dedurne che l'autore di questo Vangelo sa di dover denominare Logos il primo primordiale del mondo, l'ente più alto al quale possa elevarsi lo spirito umano, e di dover affermare: ogni cosa
è stata creata per mezzo del Logos, di questo primordiale principio. E poi prosegue: e il Logos si è fatto carne e ha abitato fra noi. Questo non significa altro che lo avete veduto, lui che ha abitato fra noi. Lo comprenderete solo se riconoscerete che in lui visse quello stesso principio per mezzo del quale è stato creato tutto quanto esiste intorno a voi, le piante, gli animali, gli uomini. Se non si vuole interpretare in modo artificioso, bisogna ammettere che secondo questo documento un eccelso principio si sia una volta incarnato. Confrontiamo ora l'appello che una tale concezione rivolge al cuore umano con l'opinione di non pochi teologi moderni. Potrete trovarla scritta in opere teologiche o esposta in vario modo oralmente. Noi non facciamo più appello a un qualsiasi principio spirituale. Il Gesù che preferiamo è quello che ci descrivono i primi tre Vangeli. Quell'umile uomo di Nazareth simile agli altri uomini. Questo è divenuto l'ideale per molti teologi. E gli uomini, per quanto possibile, tendono a porre tutto ciò che è avvenuto storicamente allo stesso livello dei comuni eventi umani. Che debba emergere un essere talmente alto quanto il Cristo del Vangelo di Giovanni, questo disturba gli uomini. Perciò si considera quel Vangelo un'apoteosi di Gesù, di quell'umile uomo di Nazareth, che piace tanto perché si può dire di lui: del resto c'è anche Socrate e altri grandi. È sì vero che egli si distingue da quegli altri, ma pure la gente lo misura sul metro di una umanità comune quando parla dell'umile uomo di Nazareth. Questa espressione si può oggi trovare già in molte opere teologiche, anche di quella teologia accademica che viene chiamata teologia illuminata, ed è connessa con l'atteggiamento materialistico dell'umanità che è andato formandosi da qualche secolo e che ritiene che esista, o almeno che abbia importanza, soltanto ciò che è fisico sensibile. Nei tempi in cui lo sguardo dell'uomo si innalzava ancora al soprasensibile, si diceva: nell'apparenza esteriore questa o quella personalità storica può certo paragonarsi all'umile uomo di Nazareth, ma per quello che di soprasensibile, di invisibile stava in lui, Gesù di Nazareth è veramente unico. Ma quando fu perduta l'attenzione e la percezione del soprasensibile e dell'invisibile, si smarrì anche la misura per tutto ciò che oltrepassa la media dell'umanità. E questo si è manifestato soprattutto nella concezione religiosa della vita. Non ci si faccia illusioni. Il materialismo è penetrato per prima cosa nella vita religiosa e per lo sviluppo spirituale dell'umanità è molto meno pericoloso il materialismo applicato ai fatti scientifici esteriori che non alla concezione dei misteri religiosi. Dovremmo parlare, ad esempio, dell'esatta concezione spirituale dell'Eucarestia, della trasformazione del pane e del vino in carne e sangue. E vedremo che questa concezione spirituale non toglie all'Eucarestia davvero nulla del suo valore e del suo significato. Si tratterà appunto di una concezione veramente spirituale, identica a quella che fu proprio della cristianità antica, quando era ancora presente fra gli uomini una maggiore comprensione per lo spirito, ed era ancora riconosciuta nella prima metà del Medioevo. A questo tempo molti erano in grado di comprendere le parole «questo è il mio corpo, questo è il mio sangue», come impareremo a comprenderle noi stessi. Ma questa concezione spirituale andò necessariamente perdendosi nel corso dei secoli e ne vedremo le ragioni. Esisteva nel Medioevo una singolare corrente che penetrò molto in profondità negli animi umani.
e la storiografia moderna ci dice ben poco intorno alle trasformazioni e alle esperienze degli animi umani dei tempi. Ora, dicevo, verso la metà del Medioevo esisteva negli animi cristiani d'Europa una corrente che agiva in profondità. Infatti, l'originario senso spirituale della dottrina dell'Eucaristia aveva subito da parte dell'autorità una diversa interpretazione, tinta di materialismo. Di fronte alle parole «Questo è il mio corpo, questo è il mio sangue», gli uomini non riuscivano più a concepire altro che un processo materiale, una materiale trasformazione di pane e vino in carne e sangue. Ciò che prima era stato concepito spiritualmente, ora cominciava a venire immaginato in modo grossolanamente materiale. Qui dunque il materialismo si insinua nella vita religiosa, molto tempo prima di conquistare la scienza. Un altro esempio non è meno eloquente. Non dovete credere che in ognuna delle interpretazioni medievali più autorevoli della storia della creazione, i sei giorni della creazione venissero considerati come sei giorni attuali di 24 ore ciascuno. A nessuno dei grandi maestri della teologia sarebbe neppure venuto in mente di interpretarli così, perché ancora comprendevano il contenuto delle scritture, ancora erano capaci di dare un senso alle parole della Bibbia. È forse sensato, nei confronti del testo della creazione, parlare di sei giorni di 24 ore? Cosa intendiamo noi per un giorno? Evidentemente è un tempo determinato dal rapporto della rotazione terrestre in confronto al Sole. Si può cioè parlare di giorni nel senso odierno solo se si concepiscono i rapporti fra la Terra e il Sole, come sono attualmente. Ma nella Genesi leggiamo che un rapporto siffatto si stabilisce solo dal quarto periodo, dal quarto giorno della creazione. Solo da quel momento si può dunque cominciare a parlare di giorni. Prima sarebbe assurdo immaginarsi dei giorni come quelli attuali. Poiché la disposizione che sola rende possibile l'alternarsi di giorno e notte viene riferita al quarto giorno, non si poteva quindi parlare di giorni nel senso odierno, riferendoli ai periodi precedenti. Ecco dunque, ancora una volta, sopraggiungere il tempo in cui gli uomini non sapevano più che con quella denominazione la scrittura intende caratterizzare il significato spirituale del giorno e della notte, l'età in cui si pensa che l'unico modo di definire il tempo sia quello dei giorni fisici. E così per l'uomo materialista, anche se è teologo, il giorno della creazione divenne anch'esso un giorno come quelli d'oggi, perché non se ne conoscevano altri. Possiamo dare un esempio di come un teologo più antico parlava di queste cose, partendo dal convincimento che negli antichi testi religiosi non si trova nulla di superfluo nei punti importanti. Vogliamo ad esempio scegliere quel passo della Genesi, dove sta scritto «E Dio, il Signore, mandò sull'uomo un sonno profondo e quello si addormentò». Gli antichi commentatori attribuirono un valore del tutto speciale a questo passo. Chi ha già un poco studiato l'evoluzione delle forze e delle facoltà spirituali dell'uomo saprà che esistono diversi tipi di stati di coscienza, che ciò che noi oggi chiamiamo sonno nell'individuo medio è uno stato di coscienza transitoria, che in avvenire si trasformerà in uno stato di coscienza nel quale l'uomo, liberato dal tempo, percepirà il mondo spirituale. Perciò l'interprete spiegava che quando Dio fece cadere Adamo in quel profondo sonno, Adamo poté percepire quanto non era in grado di percepire con gli organi di senso fisici. Si trattava cioè d'un sonno chiaroveggente, e quel sonno che nel racconto biblico segue
viene percepito appunto in uno stato di coscienza superiore. Ecco perché Adamo cadde in un sonno. Questa era un'antica spiegazione e vi si aggiungeva che il fatto non sarebbe stato menzionato in un documento religioso se già in precedenza l'uomo avesse sperimentato altre volte un sonno come quello. Con quelle parole ci viene pertanto indicato che si tratta del primo sonno e che in precedenza l'uomo era partecipe di stati di coscienza nei quali percepiva di continuo contenuti spirituali. Queste erano le spiegazioni che si davano all'antichità. Ai nostri giorni si tratta quindi di mostrare che un tempo erano note interpretazioni completamente spirituali dei testi biblici e che fu proprio la mentalità materialistica, sorta di recente, quella che introdusse nella Bibbia ciò che ora viene combattuto dalle persone illuminate. Proprio le interpretazioni che oggi vengono combattute dal materialismo sono state da esso inventate e attribuite alla Bibbia. Vediamo dunque come in realtà sia venuta sorgendo in seno all'umanità la mentalità materialistica, per effetto della quale è andata perduta la vera, reale comprensione dei documenti religiosi. Se la scienza dello spirito adempie il proprio compito di mostrare agli uomini i segreti che stanno dietro l'esistenza fisica, si finirà pure per riconoscere come questi segreti vengano descritti nei testi religiosi. Il materialismo grossolano, esteriore, che oggi tanti ritengono così pericoloso, non è che l'ultima fase del materialismo che ho ora menzionato. L'inizio è stato segnato proprio dall'interpretazione materialistica della Bibbia. Se nessuno avesse mai interpretato materialisticamente la Bibbia, neppure nelle scienze naturali si sarebbe avuta l'interpretazione materialistica d'un Haeckel. Ciò che è stato seminato nei secoli XIV e XV sul terreno religioso ha fruttificato nel secolo XIX nella scienza. E questo ha portato all'impossibilità di comprendere il Vangelo di Giovanni senza penetrarne gli sfondi e le origini spirituali, quel Vangelo che può essere sottovalutato solamente se rimane incompreso. E poiché coloro che non lo comprendevano più erano afflitti dalla mentalità materialistica, esso apparve loro nella luce sopramenzionata. Un simile paragone potrà mostrarci in qual modo il Vangelo di Giovanni differisca dagli altri tre. Immaginiamo un monte sulla cui cima si trovi un uomo e altri tre sulle diverse pendici del monte. Ognuno di questi tre ultimi disegna ciò che vede dal proprio punto d'osservazione. Le tre immagini saranno naturalmente differenti, ma ognuna potrà essere vera in rapporto a quel dato punto di vista. E allora diverso sarà il quadro tracciato da colui che si trova sulla cima della montagna e che da lassù descrive ciò che vede. Tale è la posizione dei tre evangelisti sinottici, Matteo, Luca e Marco, nei confronti di Giovanni, il quale altro non fa se non descrivere la cosa da un altro punto di osservazione. E cosa non hanno escogitato i dotti interpreti per rendere comprensibile il Vangelo di Giovanni? Capita di doversi proprio stupire di quanto viene affermato da certi studiosi, affermazioni la cui debolezza sarebbe così facile da riconoscere se l'epoca nostra non fosse quella della massima fede nell'autorità. La fede nell'infallibilità della scienza ha proprio raggiunto ai giorni nostri il suo apice. L'inizio stesso del Vangelo di Giovanni è una pagina divenuta ben difficile per il teologo tinto di materialismo. La dottrina del Logos, o del Verbo, ha presentato le più ardue difficoltà a certa gente che ragiona su per giù a questo modo. Ci piacerebbe tanto che tutto fosse semplice, facile e ingenuo. Ed ecco che il Vangelo di Giovanni viene fuori a parlare di cose filosofiche tanto elevate,
del Logos, della vita, della luce, il filologo è abituato a chiedersi sempre quale sia la provenienza di un'opera, di una parola. Non altrimenti si procede anche nello studio di opere più recenti. Si prendano ad esempio gli studi del Faust di Goethe. A ogni passo troviamo dimostrata la provenienza di questo o di quest'altro motivo e si scovano a questo fine i libri di molti secoli. Analogamente ci si domanda d'onde Giovanni abbia attinto il concetto del Logos. Gli altri evangelisti, che avevano parlato al semplice, schietto intelletto umano, non si sono espressi in modo così personale. E si prosegue dicendo che l'autore del Vangelo di Giovanni sarebbe stato uomo di cultura greca, come lo fu anche quel Filone Alessandrino, scrittore che menziona anche gli Logos. Ed ecco da chi Giovanni avrebbe attinto quel concetto. Si immagina che in certi ambienti colti del mondo greco, quando si voleva parlare di qualcosa di sublime, si menzionasse il Logos. Ed ecco perché lo menziona Giovanni. Questa sarebbe una prova di più del fatto che l'autore di questo Vangelo non si è fondato sulla medesima tradizione che servì agli altri evangelisti. Al contrario, si disse, egli è stato influenzato dalla cultura greca e di conseguenza ha dato ai fatti un'impronta tutta diversa. E proprio le prime parole. Nel principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era un Dio, dimostrano che il concetto filoniano del Logos era penetrato nello spirito dell'autore di quel Vangelo, influenzandone l'esposizione. Ma questa gente si vorrebbe solamente ricordare l'inizio del Vangelo di Luca. Poiché molti si sforzavano di riferire gli eventi compiutisi fra noi, come ce li hanno tramandati quelli che fin da principio furono testimoni oculari e servitori del Verbo, è parso anche a me, dopo aver investigato con diligenza ogni cosa fin dall'origine, di scrivertene con ordine, carissimo Teofilo. Qui sta scritto, proprio all'inizio, che il contenuto del suo libro gli è tramandato da coloro che furono testimoni oculari e servitori del Verbo. È ben strano che Giovanni debba aver attinto questo concetto dalla cultura greca, ma che poi ne parli anche Luca, il quale, a detta di quegli stessi, apparirebbe ai cosiddetti uomini semplici, umili. Osservazioni di questo genere dovrebbero pure aprire gli occhi agli uomini accecati dalla fede nell'autorità della scienza. Non sono per nulla gli esatti risultati dell'indagine scientifica o critica a condurre a quelle conclusioni, bensì solo i preconcetti. Sono gli occhiali del materialismo ad aver creato quella concezione del Vangelo di Giovanni, che lo contrappone nel modo anzidetto agli altri Vangeli. Basterebbe, per persuadersene, la constatazione che anche Luca parla del Logos, dei suoi testimoni oculari e servitori. Ciò significa che nei tempi antichi si parlava del Logos come di qualcosa che la gente conosceva, con cui aveva dimestichezza. Proprio questo dobbiamo metterci intensamente dinanzi all'anima per poter penetrare più a fondo nei primi, paradigmatici periodi del Vangelo di Giovanni. Di che cosa parlava chi a quei tempi usava il termine Logos? Per giungere a rappresentarsi il senso del Logos non valgono spiegazioni teoriche né disquisizioni concettuali astratte, ma occorre sapersi immedesimare con l'animo in tutta la vita del sentimento di coloro che parlavano del Logos a quel modo. Anche quelli vedevano le cose circostanti. Ma non basta che l'uomo semplicemente veda quanto lo circonda. Più importante è come vi si riallaccino i suoi sentimenti o come egli stimi il valore da lui attribuito a questa o a quest'altra cosa, a seconda di quanto egli vi sappia scorgere. Tutti dirigete lo sguardo ai circostanti regni della natura,
ai minerali, ai vegetali, agli animali e agli uomini, e chiamate l'uomo la creatura più perfetta e il minerale la più imperfetta. E anche in seno a singoli regni si distinguono a loro volta esseri superiori e inferiori. In altri tempi gli uomini avevano a questo riguardo sentimento del tutto diversi. Coloro che parlavano nel senso del Vangelo di Luca sentivano soprattutto l'importanza di una cosa. Guardando giù, verso il regno degli animali inferiori e seguendone la serie su fino all'uomo, un seguace della dottrina del Logos teneva d'occhio, in questa direzione evolutiva, in primo luogo un determinato elemento. Una cosa soprattutto, dicevano i fedeli del Logos, dimostra nel fatto più profondo l'eccellenza degli esseri superiori in confronto a quelli inferiori. La facoltà di far risuonare nella parola ciò che vive nell'intimo, di comunicare il pensiero al mondo circostante con la parola. Guardate all'animale inferiore. È muto, non è in grado di esprimere il proprio dolore o il piacere con la parola. Si limita a produrre in vario modo dei suoni come la cicala o il calabrone. Quanto più si sale nella serie degli animali, tanto più si sviluppa la facoltà di manifestare l'interiorità col suono, di comunicare col suono ciò che l'anima prova. E l'uomo, si diceva, sta tanto al di sopra degli altri esseri, proprio in quanto è in grado non solo di esprimere in parole il proprio dolore o il piacere, ma anche di esprimere in parole, in pensieri, quanto trascende la propria vita personale, ciò che è spirituale, impersonale. I seguaci della dottrina del Logos così proseguivano nei loro pensieri. Vi fu un tempo nel quale l'uomo non esisteva ancora nella sua forma attuale, che gli consente di esprimere all'esterno col suono delle parole il proprio intimo. Occorse un lungo trascorrere di tempi perché la nostra terra conseguisse il suo aspetto attuale. Apprenderemo poi come la terra si sia evoluta. Ma se indaghiamo gli stati precedenti, non vi troviamo ancora l'uomo nella sua figura attuale, né altri esseri capaci di far risuonare all'esterno ciò che provano nell'intimo. Il nostro mondo ebbe inizio con esseri muti e solo gradualmente apparvero nella nostra dimora terrena esseri capaci di esprimere all'esterno le esperienze più intime, dotati della parola. Ma ciò che dall'uomo si sprigionò per ultimo, diceva sempre il seguace del Logos, nel mondo stesso esiste per primo. L'uomo non era ancora presente nella sua forma odierna, in stati precedenti alla terra. Esisteva invece in forma imperfetta, ancora muta, evolvendosi poi gradualmente fino a divenire un essere dotato di parola, di Logos. Ma la possibilità di quella evoluzione è dovuta al fatto che quanto in lui si manifestò da ultimo, il principio creativo, esisteva fin dal principio in una realtà superiore. Ciò che poi andò sprigionandosi dall'anima era all'inizio il principio creatore divino. La parola che poi risuonò proveniente dall'anima, il Logos, era al principio. E il Logos stesso ha diretto l'evoluzione in modo che apparisse alla fine un essere in cui esso stesso potesse manifestarsi. Ciò che nel tempo e nello spazio apparve da ultimo, nello spirito, esisteva per primo. Possiamo ricorrere a un paragone. Abbiamo dinanzi a noi un fiore. Questa corolla di mughetto, cos'era ancora poco tempo fa? Era un piccolo seme nel quale si trovava in potenza questa corolla bianca. Se non vi si fosse trovata, la corolla non avrebbe potuto formarsi. E donde proviene il seme? A sua volta, da un altro fiore come questo. Il seme è proceduto dal fiore, e come il fiore procede il frutto, così il seme da cui è scaturito questo fiore è nato a sua volta da una pianta simile.
Così il seguace della dottrina del Logos contemplava l'uomo dicendosi: se risaliamo nell'evoluzione, troviamo in stadi precedenti l'uomo ancora muto, incapace della parola. Ma come il seme proviene dal fiore, così il muto seme umano proviene dal Dio parlante, dotato della parola che era nel principio, come il mughetto produce il seme, e il seme a sua volta il nuovo fiore di mughetto. Così la divina parola creatrice genera il muto seme dell'uomo. E quando il verbo creatore divino penetra nel muto seme umano per rivivere in esso, dal seme umano risuona l'originario verbo creatore divino. Se risaliamo nell'evoluzione umana, incontriamo un essere imperfetto. E l'evoluzione ha il senso di manifestare da ultimo come fiore il Logos, la parola che rivela l'intimo dell'anima. L'uomo muto appare all'inizio come seme dell'uomo dotato del Logos, e questo procede dalla divinità dotata del Logos. L'uomo attuale ha origine dall'uomo muto, non ancora dotato della parola, ma al principio di tutto sta il Logos, la parola. A questo modo, chi riconosce l'antica dottrina del Logos penetra su fino alla parola creatrice divina che è il principio di ogni cosa e alla quale accenna l'autore del Vangelo di Giovanni nelle prime parole del libro. In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio e il Verbo era un Dio. Egli ci vuol dire: dove si trova oggi la parola? Essa esiste anche oggi. E la parola è presso l'uomo, e la parola è qualcosa di umano. Così l'Evangelista riallaccia l'uomo a Dio, e in realtà percepiamo, in queste prime parole del Vangelo di Giovanni, una dottrina facile a venir compresa da ogni cuore umano. In questa conferenza introduttiva volevo esporre in termini piuttosto generali e prevalentemente dal punto di vista del sentimento, come un seguace della dottrina del Logos sentisse sulle prime parole del Vangelo. E dopo esserci così familiarizzati con l'atmosfera esistente nelle anime di coloro che per primi udirono quelle parole, avremo maggiori possibilità di penetrare nel senso profondo che sta alla base di questo Vangelo. Vedremo più avanti che la scienza dello spirito riflette schiettamente il contenuto del Vangelo di Giovanni e a sua volta ci pone in grado di comprenderlo a fondo. Rudolf Steiner.